La bottega nasce negli anni 20 come uno spaccio, dove veniva, uno spaccio di quartiere, un negozio di quartiere dove veniva venduta ogni cosa, dall'olio, la farina, la benzina. E i miei nonni l'avevano costruita appunto appena la Marina di Pietrasanta era nascente ed era appunto diventato un centro per la comunità, un centro dove potersi riunire e parlare del quotidiano, di quello che succedeva, di quello che del progetto per il paese. Invece nel 1999 è stato chiuso a causa della morte di chi l'aveva fondato ed è stato riaperto da noi nel 2011 cercando di ricreare uno spazio che offrisse alla comunità un punto di ritrovo e di convivialità. Quindi nasce lo spazio della fotografia grazie alla mia passione e ai miei studi e lo spazio del ristorante proprio per ricreare un posto dove poter parlare apertamente, unirsi in un clima appunto di familiare. Cesura è innanzitutto uno dei collettivi più importanti in Italia. Nasce sotto la direzione di Alex Maioli, che è uno dei fotografi nazionali e internazionali più conosciuti, dato che è stato il presidente dell'agenzia Magnum. Alex Maioli ha voluto scegliere 6 persone e insegnar loro delle linee guida per costruire un collettivo che funzionasse, che potesse lavorare serenamente e efficacemente. Queste 6 persone sono Andy Rocchelli, Luca Santese, Arianna Arcara, Alessandro Sala, Gabriele Micalizzi e Gabriele Stabile. Questi sono i soci fondatori che hanno voluto costruire questo luogo proprio dove creare fotografie, dove inventare, parlare di idee, portare avanti un progetto e crearla fisicamente, sia nella sessione fine art, quindi stampe fotografiche, sia nella sezione editoria, quindi si viene a creare Cesura Publish, dove loro pubblicano, creano libri e progetti editoriali. Per Cesura inoltre il 2015 è un anno molto particolare perché è appena scomparso uno dei loro soci fondatori, Andy Rocchelli, che mentre fotografava il conflitto in Ucraina è caduto sotto un mortaio, quindi è un anno per celebrare anche il suo lavoro. Cesura lo sta celebrando portando avanti il suo progetto editoriale del libro Russian Interiors, dove lui ha fotografato donne russe che sotto compenso avevano bisogno di un ritratto fotografico. I ritratti che ne escono fuori non sono semplici ritratti da studio, ma sono piccoli momenti di un set in cui si viene a vedere l'intimità delle donne russe e quindi uno spaccato della quotidianità. La mostra Cesura rimarrà aperta fino al 24 maggio ed ospiteremo inoltre il workshop Progettazione Self-Publishing tenuto da Luca Santese e Arianna Arcara sulla progettazione e la creazione di un progetto fotografico. Questo alle mie spalle è un lavoro che ho fatto con Arianna Arcara ed è un progetto su Detroit. Noi siamo andati a Detroit per raccontare la crisi economica della città, invece scattando le fotografie abbiamo iniziato a trovare delle immagini per strada e abbiamo raccolto circa 1500 immagini, raccolte in un volume in archivio circa 300, le più significative in sequenze, e quella che è esposta qui oggi invece è un ingrandimento di una delle immagini trovate.
ovviamente sono distrutte e questi ingrandimenti rendono, a nostra opinione, molto bene quella che è l'essenza poi della città, cioè una città che ha subito una crisi, è stata degradata e la foto in qualche modo racconta questo. Se ti devo parlare di stile non è facile, perché diciamo che io, come tutto poi tutti i membri di Cesura, diciamo che cerchiamo di trovare i metodi più efficaci per raccontare delle storie, quindi non c'è un vero e proprio stile, ma è lo stile che si adatta all'obiettivo, che è quello che è poi di raccontare delle storie con dei linguaggi, nello specifico poi con la fotografia, soprattutto le storie che troviamo interessanti e da diffondere. Il modo per raccontare la realtà tramite le immagini oggi è quello di adattarsi in qualche modo alla sovrapproduzione di immagini che oggi avviene. Diciamo che prima l'autore, il fotografo produceva immagini, erano pochi quelli che facevano questo lavoro. Oggi centinaia di persone usano la fotografia, usano l'immagine, usano la macchina fotografica, quindi dietro la macchina fotografica ci deve essere una testa che pensa. Diciamo che il modo per raccontare la realtà oggi è usare i mezzi, le immagini, ma alle spalle ci deve essere una regia, cioè una testa che interpreta e in qualche modo certifica la qualità delle informazioni. Ma il Sudafrica è un progetto che ho portato avanti per diverso tempo, sono stato dal 2009 al 2013, 4-5 viaggi in questo periodo. E, è stato un po' un caso il primo viaggio, dopo invece ho continuato a tornarci, perché Johannesburg è una città che mi ha colpito tantissimo ed era incredibile quanto potessi odiare quella città nel momento che ero lì a scattare, e invece mi mancasse tantissimo nel momento in cui invece ero indietro, ero in Italia. Questo è un racconto del centro della città, del centro di Johannesburg, come è cambiato nei 20 anni dopo la fine dell'apartheid. Quindi come il centro di Johannesburg era un posto dove non aveva nulla da invidiare alle grosse capitali mondiali a livello di cultura, di economia, di svago, di architettura. E nel giro di 20 anni è totalmente stato rivoluzionato da questo cambio di potere. I bianchi sono spariti dal centro, sono andati verso le periferie, hanno creato degli altri centri urbani, mentre il downtown di Johannesburg è rimasto in mano al caos, alla criminalità, al degrado. E questo è un po' un racconto, un reportage che ripercorre un po' questa zona.